Vorrei rispondere in un modo più diffuso a un ragazzo che mi ha chiesto che cosa succederebbe se noi avanzassimo alla velocità della luce. Andremmo nel futuro, andremmo nel passato. Mi ha detto: sono un ragazzo di 18 anni, vorrei saperlo in modo semplice. Perché infatti Einstein ha affrontato questo argomento del moto nel tempo, nello spazio e in tutte queste cose che riguardano la nostra realtà. Ebbene, io devo premettervi che chi avanza nel tempo è lo spirito soggettivo. Il nostro spirito ha il connotato di una essenza vigile, elettrica, cerebrale, che avanza nel tempo alla velocità elettromagnetica della sua vita. Se il nostro è un punto di vista soggettivo e avanza a questo tempo, a questa velocità, con il suo presente, ecco che immediatamente questo soggetto si pone al centro della sua visione e per lui il tempo è sempre il suo. Infatti noi dobbiamo sapere che le dimensioni della realtà sono quattro. Tre di spazio e una di tempo. Ma che cosa è il tempo? Che cosa è lo spazio? Tempo e spazio non sono cose in sé, ma sono semplicemente il frutto di una analisi differenziata. Differenziata nel tempo, differenziata nello spazio. Occorre fare l'analisi per capire un insieme quando esiste come un complesso. Infatti, pensate a una musica che è composta di una quantità enorme di note messe in ordine una dopo l'altra nel tempo. Se noi togliessimo di mezzo la distanza tempo e volessimo ascoltare l'insieme, otterremmo un colpo, un'esplosione e avremmo perso tutta la bellezza che esiste proprio nel filo discorsivo assunto dalle note, nella loro sequenza, nel loro porsi relativo uno un tempo dopo l'altro. Noi, analizzando in questo modo un insieme, possiamo osservarlo nel tempo di una progressione. Se considerate che tutto esista al di fuori del tempo e al di fuori dello spazio, e che sia il frutto di una visione, di una percezione soggettiva, e volete capirlo in un modo facile, provate ad immaginare un film reale che esista in tutto il suo insieme. Esiste il tempo, esiste lo spazio all'interno del film, solo se il film è sottoposto ad una visione in cui un fotogramma sia visto solo dopo di aver visto interamente il precedente. E se il milione di fotogrammi, diciamo così, che componga questo film, sia osservato sempre in un fotogramma solo e in una regolare sequenza
ben ordinata. Allora noi vediamo i movimenti nel tempo, perché a un fotogramma si sposta, si sostituisce quell'altro, e a noi sembra che la scena si sia animata, abbia preso vita. Perfino un paperino, un Pluto, un cartone animato, appare immediatamente un prodotto di vitalità. Dunque, la nostra vita, noi la stiamo vedendo in questo modo, vitale, nel moto, in movimento, ma dobbiamo considerarla come un fiume intero, un libro intero, che contenga, descritte in modo esauriente, tutte le sue pagine, tutti i suoi fotogrammi. Insomma, non esiste nessuna distanza di tempo tra il principio della vita e la fine della vita, se noi togliamo di mezzo la durata della velocità della vita. Se noi assumiamo una velocità tale che consenta di vedere dalla prima pagina subito l'ultima pagina della nostra vita, ecco che avremmo la sorpresa non di essere andati nel futuro conservando l'età di ora, ma di essere andati semplicemente a vedere la nostra fulminea vecchiaia. Perché noi ci spostiamo nel tempo della visione del nostro film, e se avanziamo nel tempo, avanziamo nel tempo della nostra visione. Di conseguenza, se noi ci mettessimo in una capsula spaziale e la lanciassimo alla velocità del tempo, ci accorgeremmo immediatamente, se avanzassimo veramente nel tempo e non nello spazio, se avanzassimo veramente nel tempo, di spostarci in avanti nel nostro tempo, nel nostro futuro, e di bruciare la vita immediatamente. Ma le cose, per fortuna, non sono in questo modo, perché tutto il film, di quel milione di fotogrammi, è uno spazio di un milione di fotogrammi. Il tempo c'entra in mezzo solo se, invece di considerare il film come un'entità intera, noi lo consideriamo in quel milione di fotogrammi. Allora diventano un milione di spazi e attivano un milione di tempi distinti di visione successiva. Noi, spostandoci nel tempo, in sostanza ci spostiamo nello spazio. E voi cercate di capire, fate fatica, mi rendo conto, ma provate a osservare realmente quello che accade guardando il sole. Se voi fate una fotografia in questo istante del sole, state fotografando l'immagine del sole di 8 minuti fa, perché state percependo la luce che è partita 8 minuti prima e ha impiegato 8 minuti per arrivare fino a noi. Ora, immaginiamo che noi abbiamo la capacità di spostarci nello spazio alla velocità della luce e di andare a tempo tolto di mezzo, perché se noi andiamo alla velocità della luce praticamente togliamo di mezzo il nostro tempo, non è più percepito in lunghezza ma come nella presenza tutta su un piano. Questo significa andare al quadrato, significa inserire oltre alla dimensione lineare un'altra dimensione che mette insieme tutta
la sequenza in un piano di presenza. Noi praticamente ci metteremmo in un piano di presenza in cui il tempo è annullato nel suo trascorrere lineare, perché ha assunto la dimensione dell'area. Quindi, avendo annullato il tempo, spostandoci sul Sole, andremmo in qualcosa che chi è rimasto qui sulla Terra può vedere solo 8 minuti dopo. In sostanza, per chi rimane sulla Terra, noi ci siamo spostati 8 minuti prima nel tempo e verrà visto solo 8 minuti dopo. Ma non è che realmente noi ci siamo spostati nel tempo, veramente, perché tempo veramente non esiste. Esiste solo come una questione relativa a chi lo vive, a chi lo vede come lo vediamo noi. Lo stesso esempio lo possiamo fare considerando un fiume che è lento, fa un metro al secondo. Beh, immaginiamo di poterci immediatamente spostare sulla sorgente, una sorgente che disti un bel po' di tempo e che, giunti lì, per essere conosciuti, dobbiamo essere trasportati con la velocità del flusso di quell'acqua fino a chi, rimasto nello stesso punto di osservazione, ci vede finalmente passare e ci vede. Costui direbbe che noi ci siamo spostati nel passato perché ci siamo spostati in un luogo che sarà visto solo dopo. Ma se noi a tempo reale, a tempo della nostra vita, ci spostiamo sulla sorgente e ritorniamo nel punto d'origine, cioè se facciamo alla velocità della luce un grosso viaggio, vai e vieni, andando a un limite estremo dell'universo e ritorniamo sul nostro punto di presente, noi ritorniamo nello stesso presente e non andando ancora avanti nel tempo, tanto che l'osservatore sarebbe già morto da millenni e così via. Perché quel tempo che impiega l'osservatore rimasto qua a osservare il tutto, per noi che siamo messi in condizione a tempo zero di andare ovunque, praticamente non esiste nemmeno. Noi ci spostiamo a un limite estremo dello spazio e ritorniamo qui mettendoci zero tempo. Di conseguenza ci vedrebbero nuovamente, sarebbe trascorso un secondo e in quel secondo noi potremmo raccontargli di essere stato fino all'altro capo dell'universo. Insomma, non si può andare nel futuro, perché il futuro non esiste realmente, il futuro esiste come tale, solo messo di fronte a una visione che impieghi tempo per raggiungere la conoscenza di un osservatore. E ciò perché la condizione nostra vitale ci ha messo e ci ha dotato del giusto tempo per poter fare tutte le valutazioni senza quella incapacità di percepire la differenza che avremmo, come vi ho fatto il caso della musica, se suonassimo assieme tutte le note e avremmo un boom. No, noi abbiamo un modo perfetto di rimandare l'osservazione nel giusto tempo, perché la rimandiamo nella percezione quantitativa della realtà. E voi avete sentito parlare della
fisica quantistica. Ma la fisica quantistica, che sembra una cosa complicata, chissà che cosa, è quella considerazione che fece 2500 anni fa Pitagora, quando disse che il numero è alla base di tutte le cose. Infatti, un quanto, voi in che modo lo descrivete? Un quanto è una cosa originaria o secondaria? È secondaria, perché è un quanto in unità. Espresso in quel quanto usando il numero. Quindi la percezione filosofica di Pitagora, che andò all'origine del quanto e disse che tutto era dovuto al numero, è una percezione, è una sintesi dell'esistenza ancora più fondamentale di quella della visione quantistica che esiste nella vita. Alla base dei quanti che noi vediamo esistono infatti i quanti che noi consideriamo unitari. Siamo noi che creiamo il numero, perché il numero è quell'ente assoluto, astratto, in grado di essere alla base di ogni possibile quanto. Quindi il numero è un ente divino per questa realtà, perché la trascende. Un frutto, una pera, una emozione, un individuo, dicendo uno, io ho espresso la pera, l'individuo e ogni cosa. Ecco lo strumento ideale posto alla base. È quella valutazione quantitativa e numerica della realtà che noi la facciamo proprio per poter considerare un insieme in tutti i suoi tempi. Infatti l'insieme unitario che contenga tutte le cose, tutta la quantità dell'universo, proprio nella visione quantitativa dei quanti della fisica, io la posso sintetizzare in una lettera N. Quando N è un numero, che è qualsiasi numero, escluso lo zero, ecco che esprime la sintesi di ogni quantità. Ma così facendo è una visione dimezzata della realtà, perché è un esponente di una frazione di cui questa N è solo il numeratore. La funzione numeratore che assegna la nostra mente è quella spaziale, ma deve essere condizionata in maniera assoluta alla condizione opposta del denominatore N, tanto che esista l'unità. E questa unità è tanto assoluta ed esiste così in un modo assoluto per ogni cosa, che se un fisico vi dice non esiste un unico Dio, è fuori di testa, perché esiste il Dio uno, e uno è un ente essenziale che si presenta proprio come un'entità di confronto in essere, che grazie a questo essere rende possibile la stessa base unitaria di quella visione quantitativa che vi parla, di cui vi parlano i fisici. Ecco quindi che al di sotto di questa nostra visione quantitativa c'è quel valore 1 dato da n ennesimi e che è alla base di ogni cosa. Essendo alla base di ogni cosa, noi possiamo dire che è Dio, perché Dio è il fondamento assoluto di ogni cosa. Non volete immaginarvelo con il Dio con la barba come la figura che state vedendo adesso,
Beh, rimandatela al puro principio di verità delle cose che io vi sto dicendo. Dunque, se lo spazio è il numeratore n, ma è condizionato dalla n anche nel denominatore come il suo tempo, perché alla base di ogni cosa c'è il numero 1 dello spazio-tempo, se questa è la vera unità, noi per osservare tutto lo spazio abbiamo bisogno di tutto il tempo. Se abbiamo un modo di accelerare tutto il tempo tanto da riprodurlo, da riportarlo all'unità, ecco che immediatamente abbiamo ridotto la frazione di n-esimi a 1 a 1, che ci toglie di mezzo ogni differenza del tempo da quello unitario. Infatti un ennesimo è una frazione inferiore di 1, è un decimale, mentre invece 1 è un valore intero. Ma ecco, dunque, per concludere, poiché tutto è spazio, i movimenti nello spazio possono apparire movimenti nel tempo, ma noi non andremo mai oltre la nostra stessa capacità di essere nel presente cui siamo costretti dalla nostra natura, perché la nostra natura, essendo costretta dal numero a percepire in decimi la nostra presenza, non può essere violentata nella sua base assoluta. Noi siamo costretti da questo Dio fatto da 10 decimi a esistere in questo modo, ed è in questo modo che abbiamo tutti e ciascuno di noi il suo talento. Il talento è un numero che è nel numeratore della frazione di n-esimi che riguarda ogni possibile ente, a questo punto soggettivo, che abbia n talenti, ma sempre n-esimi, perché quando tutto si poggia sulla visione unitaria e quantitativa, noi dobbiamo considerarla come un Dio, il valore assoluto, spirituale, perché è un numero, sul quale poi poggiare la nostra visione relativa. Ma se noi siamo condizionati da questo essere così, non potremo mai essere diversamente da come siamo. Di conseguenza, il nostro io è regolato dallo stesso criterio che usa per regolarsi. Come il nostro concetto usa costruire idealmente delle immagini, per esempio il colore, per farsi un'idea facile e capire in un modo immediato una certa frequenza di luce, e usato questo criterio poi lo applica e vede i numeri in forma di colori, e noi, fin quando siamo costretti a essere noi stessi, li vediamo, possiamo anche capire che quando usciamo da questa vita che ci è stata assegnata in questo modo, solo allora possiamo entrare con il nostro spirito immortale in quella condizione in cui non siamo più costretti dalla visione unitaria che cui il nostro spirito è stato costretto, imprigionato, tanto che l'assoluto che esiste in ciascun essere come noi, dopo di aver assunto la croce relativa in ciascuno di noi, comincia finalmente il suo stupendo e infinito viaggio nello spazio e nel tempo di un proprio assoluto dominio,
tale che nel campo di tutto il possibile il nostro spirito possa avere il dono divino di vedere realizzato l'ideale a cui pensa. E quel pensiero che attualmente non è capace altro che di osservare, sarà posto in condizione di creare una realtà con la stessa tangibilità della realtà che noi oggi vediamo, vivendo una vita nel paradiso della fede, in cui l'uomo non sarà mai solo, ma avrà perso tutta la distanza del suo io specifico dall'io totale di tutto quanto esista a integrazione del suo limite, tanto da avere un dominio assoluto di tutto ciò che esiste e che si basa su quella possibilità di esistere attraverso i numeri, e il talento soggettivo diventerà un talento creativo dall'infinita potenza, e ogni Dio disceso in noi e che si è crocefisso nel nostro limite sarà liberato acquistando l'infinita vittoria sulla croce che ha assunto in ciascuno di noi, esattamente come il buon sistema divino nel quale noi siamo stati imprigionati ha rappresentato attraverso la figura del figlio ideale di Dio Gesù Cristo, un Dio venuto sulla terra nella croce, ma per vincere assolutamente sulla croce e aver vinto una volta per sempre la morte. Chi ha fede in Gesù Cristo ha fede veramente in una vita eterna osservata attraverso l'osservazione di una persona reale. Un beneficio che non hanno gli altri delle altre religioni, non hanno i musulmani legati alla visione limitata di Maometto, non hanno gli ebrei che non hanno visto realmente la presenza di un Dio sceso sulla terra e risorto avendo vinto la morte. Tutti i poveri di spirito possono poggiarsi sull'esempio reale che la provvidenza divina ha dato all'uomo attraverso l'esempio di Gesù Cristo per capire che quella è la via, la verità e la vita che porta a Dio, perché è la via di un Dio che ha assunto la croce in un figlio per consentirgli di superare quella croce in assoluto. Ebbene, quell'esempio dato da Dio attraverso il figlio prediletto Gesù Cristo è un esempio che Dio, quel Dio di verità che vi sta parlando attraverso la mia voce, ha dato perché è l'immagine di tutto quello che accadrà e sta accadendo a ciascuno di voi. Questo è il vero viaggio nello spazio-tempo dell'estremo dominio, e lo faremo tutti, perché superata questa fase della vita in cui ciascuno di noi è partecipe del popolo di Dio, che la Bibbia ha fatto capire sorto schiavo in questa terra d'Egitto, attraverso questa prima fase della vita reale, ci sarà un esodo. Usciremo passando attraverso il mar, l'esodo, in un altro luogo, ma ci andremo da vivi, notate bene, da vivi, perché il popolo si trasferì nel deserto da vivo e visse da vivo una vita che era la desertificazione di tutta la vita precedente. Questo vi insegna la Divina Provvidenza, che dandovi i libri sacri vi hanno prospettato anche questi libri l'esempio dato della salvezza divina
che Dio vuole per il suo popolo. Dio ha scelto proprio un popolo, quello ebraico, per dimostrare attraverso il suo popolo quello che accade al popolo intero di Dio, che è tutto l'uomo, tutto il mondo, tutto l'essere umano. Ma bisogna arrivare a capirlo che al centro di tutto c'è proprio quella immagine reale, esemplificata attraverso Dio, che scende sulla terra, si immedesima in un figlio, si mette in croce in quel figlio per vincere quella croce. Questo esempio dato da Gesù è dato per ciascuno di noi, in un modo ideale, che non è dato da Buddha, non è dato da Maometto, non è dato da nessuno. Ecco il primato assoluto che è dato dalla fede in Gesù Cristo. Vi dà l'esempio di quel infinito viaggio nello spazio e nel tempo, di un'assoluta creatività del vostro spirito, tanto che questa vita, esemplificata in questa prima fase, in cui questa vita vi è assegnata da un faraone che vi ha imposto ogni cosa, di essere voi stessi, i figli del vostro padre reale, della vostra madre reale, nella condizione reale, schiavi interamente di questa realtà. Da questa realtà, con la morte, ci sarà l'esodo, ma non pensate di andare a finire immediatamente. No, dovrete ritornare come bambini, cioè dovrete vivere l'esistenza del film visto passare nel suo svolgersi normale, nel suo replay, che riporti ogni cosa all'origine. E voi dite perché? Perché avrete tutti quanti l'esempio che la vita è un insieme di cose che accadono e poi sono tutte annullate, perché alla fine della vita vi ritrovate nella stessa condizione di chi ancora non l'ha vissuta, in cui tutto è ancora in potenza. Noi facciamo una bella avventura nella linea dell'atto, ma vedremo poi nella seconda fase la desertificazione, l'annullamento di questo atto. Per quale motivo? Perché è semplice, dovete immaginare che il tempo è regolato come su un orologio. Ci sono tante rotelline ingranate tutte una nell'altra. Se questa gira in senso orario, quella vicina ingranata gira in senso antiorario. È la terza che gira nuovamente in senso orario. Ora, se sono tutte ingranate, e appena la prima gira, nello stesso tempo gira anche l'ultima. Ma se un soggetto è su un punto di questa circonferenza e per andare sull'altra rotellina deve percorrere realmente in un certo tempo una semicirconferenza, e giunto poi in questo punto continua a girare nel senso inverso, continuando ad avanzare, e diventa come un'onda, e percepisce soltanto una parte della circonferenza, ma vedete che la circonferenza gira tutta. È possibile che noi abbiamo solo questa esperienza, e poi solo questa, sempre eternamente dimezzata? Oppure idealmente non sarà come un otto, tanto che, finito questo, ricomincia l'inverso? Ora immaginiamo che tutta la vita sia semplicemente un otto. Questo primo tratto arriva fino qua perché c'è ingranata la rotellina, e quando è l'ultima, lo spirito è costretto a ripercorrere l'onda nel senso inverso. Però cosa accadrà? Che quando questa gira e compie quindi solo questa prima parte, prima di vedere il compimento di quest'altra, deve fare tutta una bella avventura in tutte le rotelline ingranate successivamente. Va in avanti e poi torna indietro, e quando è tornata nello stesso punto, finalmente compie quell'altra metà di una rotazione unica.
Di conseguenza noi ci spostiamo nel futuro e torniamo nel presente e completiamo quella rotazione che nell'attimo iniziale della nostra consapevolezza abbiamo dimezzato percependola solo nel modo reale e non in quello immaginario che avremo solo alla fine della vita vista nel suo ritorno. Ecco, questo è il meccanismo dell'esistenza. Poiché tutto è spazio e tutto è tempo, noi non dobbiamo assolutamente pensare che esista uno spazio-tempo in cui noi ci spostiamo, perché noi non siamo lì o qui, noi siamo lì e qui, noi siamo già ovunque, ma essendo Dio, essendo ciascuno di noi l'assoluto che si è impersonato in ciascuno di noi nella sua croce soggettiva, ha assunto il limite determinato per una avventura infinita e di tipo determinato. Qualsiasi creatore fa così. Se ha una storia nella sua mente e vuole farla partecipare ad altri, cosa deve fare? Deve determinarla. Se io come autore ho tutte queste mie idee nella testa, le voglio far capire a voi, che cosa devo fare? Devo determinarla. In che modo? Come lo state vedendo? Usando parole, lettere, una dopo l'altra. Certo che determinando un valore determinato non è più infinito, ma mi consente a questo punto di determinare un percorso infinito. Se Dio, l'essenza totale, fosse solo assoluta e non fosse mai determinato, non sarebbe un Dio onnipotente. Il Dio onnipotente lo è onnipotente quando può essere assoluto, ossia assolutamente indeterminato, e assolutamente determinato, assolutamente crocefisso nel limite, come lo è ciascuno di voi. Ma voi dovete riscattarvi dalla mestizia di voi stessi, pensando di essere quella piccola e povera cosa che vedete di voi. Voi siete uno spirito divino, voi siete un Dio nella prigione attuale del vostro io. Ma è stato voluto così perché Dio consente ad ogni seme di dare il suo giusto frutto e quindi attraverso il vostro specifico punto di vista voi vi porrete come figli che avrete adottato il vostro specifico punto di vista e soggettivamente, assieme a tutto il resto di tutto il possibile, farete il vostro infinito e reale viaggio creativo come quel Dio che vi ha creati. Egli vi ha creati per lo scopo assoluto di essere ricreato da voi stessi come figli. Ecco il vero libero arbitrio che Dio ha dato all'uomo. Quello di ricreare in un modo assolutamente arbitrario da parte di ogni soggetto quella immagine conclusiva del suo Dio, del suo mondo dei valori, da adottare e da far proprio. Gesù lo spiegò in un modo molto semplice. Disse: bussa e ti sarà aperto. Laddove bussa significa accendi il tuo bisogno spirituale, perché esso troverà soddisfazione.